Buonasera a tutti i presenti. Benvenuti al nostro tradizionale, tanto atteso concerto di Natale, che ci dà l'opportunità di farci gli auguri di Buon Natale attraverso l'ascolto dei canti della tradizione, attraverso la magia dei canti natalizi internazionali, attraverso la gioia, la spensieratezza dei bambini, attraverso il suono degli strumenti dell'organo e dell'orchestra. In questo modo vogliamo testimoniare che il Natale è la festa dei cristiani, cioè vogliamo testimoniare che Gesù nasce per noi, per venire a salvarci. E di questo siamo tanto felici che lo vogliamo cantare al mondo. Come avete ascoltato, il nostro concerto è stato introdotto musicalmente dalla nostra orchestra con un brano di Sir Edward William Elgar, un compositore inglese nato nel 1857, il 2 giugno, e morto nel 1934. Molte delle sue principali opere per orchestra, fra cui le marce Pomp and Circumstance, furono accolte con grande successo. Compose inoltre oratori, musica da camera, sinfonie, musica per coro, concerti, strumentali. Venne nominato reale maestro di musica. Silenzio. Reale maestro di musica dalla corona inglese nel 1924. Il brano ascoltato fa parte delle Enigma Variation, precisamente la variazione numero 9, intitolata Nimrod. E nessuno tra voi sa chi è Nimrod. Non è un reumatismo articolare, ma è addirittura, pochi lo conoscono, manco i previ, è il pronipote di Noè. Quindi il figlio del figlio di Noè. Noè aveva un figlio che si chiamava Cam, suo figlio si chiamava Cus, e il figlio di Cus era questo Nimrod. Non lo so, consulage Fet, ma va bene comunque. Questa variazione sinfonica è stata eseguita dall'orchestra del Carlo Felice in occasione del congresso eucaristico nazionale che si è tenuto a Genova nello scorso settembre. E sempre con riferimento al congresso eucaristico nazionale genovese, il nostro coro, bisogna dirlo, ricordarlo, è stato coro guida nelle manifestazioni in collaborazione con il coro di Sant'Erasmo di Voltri, diretto dal maestro Agostino Chiossone, e al coro della cattedrale di San Lorenzo, diretto dal maestro Gianfranco Giolfo, e all'orchestra del Carlo Felice diretta dal maestro Giovanni Porcile. Proprio per ricordare questi avvenimenti, il prossimo brano presentato sarà Jubilate Deum, un mottetto per coro a quattro voci miste, organo e orchestra, del maestro Cardinal Domenico Bartolucci, direttore perpetuo del coro della Cappella Sistina, nato nel 1917, perpetuo un coro, è morto nel 2013. Questo brano è stato scelto come brano finale della messa solenne conclusiva del congresso eucaristico di domenica 18 settembre, e molti di noi erano presenti, il coro sicuramente, ma anche molti parrocchiani. È stata trasmessa anche in diretta dalla RAI. Andiamo a iniziare, ho finito di parlare. Una raccomandazione importante riguarda l'uso dei telefoni cellulari, se gentilmente li potete impostare sulla modalità silenziosa, in modo da non disturbare anche le registrazioni che vengono fatte. Grazie, buona sorte. Thank you.
significa. È la prima parola dell'inno di ringraziamento e di gioia che Maria pronuncia rispondendo al saluto della cugina Elisabetta. Come altri cantici della Bibbia, anche questo cantico è stato inserito nel tessuto della tradizione liturgica della Chiesa Cattolica fin dall'alto Medioevo. È uno dei brani di musica sacra più spesso musicati, a partire dal canto gregoriano per arrivare a forme orchestrate come il Magnificat di Johann Sebastian Bach, di Claudio Monteverdi o Antonio Vivaldi, per fare qualcuno tra gli esempi più noti. Il Magnificat che andremo ad ascoltare per voce sola, coro e orchestra è uno dei brani più ispirati concepiti dal maestro Monsignor Marco Frisina, sacerdote, biblista e compositore, direttore di coro e orchestra, nato a Roma nel 1954. Voce solista Barbara Casale. Buon ascolto. Thank you.
Laudate Dominum è l'usuale denominazione del Salmo 117. La composizione musicale forse più famosa di questo Salmo è quella del grande Wolfgang Amadeus Mozart, Salisburgo 1756, Vienna 1791, dove la maggior parte del testo è eseguito da un soprano solista e il coro interviene maestoso nella dossologia finale. Il brano è la quinta delle sei parti del capolavoro Vespere Solemnes de Confessore, il K339. Ascoltiamo dunque Laudate Dominum, mottetto per voce solista, coro a quattro voci miste e orchestra di Wolfgang Amadeus Mozart, soprano solista Claudia D'Amonte. Thank you.
nella Fantasia, composto da Ennio Morricone e scritto da Chiara Ferraù, è un brano musicale italiano basato sul tema di Gabriel's Oboe, colonna sonora del film Mission, eseguito da numerosi artisti e gruppi internazionali e ripreso ultimamente dal gruppo musicale Il Divo. La caratteristica di questa composizione è la capacità di trasmettere un senso celestiale che pochi altri brani musicali riescono a sviluppare. La versione presentata stasera è per voci soliste, coro a quattro voci miste e orchestra, elaborata per coro dal maestro Giuseppe Calcagno, con orchestrazione del maestro Filippo Piceda. Voci soliste, basso Marco Tozzi, tenore Claudio Baccoccoli.
adesso spazio al coro dei piccoli cantori che invito a prendere posto. Li vedremo e sentiremo protagonisti nel prossimo brano tratto dalla grande tradizione musicale natalizia francese, dal titolo Venez, ven messi, proposto questa sera nella versione musicata per voci bianche, coro a quattro voci miste e orchestra dal maestro Giuseppe Calcagno. Voce bianca solista Giorgia Spinelli. Thank you.
Il Signore ti benedica e ti custodisca. Mostri a te il suo volto e abbia misericordia di te. Volga a te il suo sguardo e ti dia pace. Il Signore ti dia la sua grande benedizione. Questo è il testo della benedizione di San Francesco d'Assisi a frate Leone. Colto sacerdote, abile calligrafo, uno dei compagni prediletti di San Francesco. Questi lo volle come suo confessore e segretario inseparabile, tanto da essere protagonista di molti episodi della vita del santo. Il prossimo brano in programma, Benedicat Tibi Dominus, è stato scritto per il coro antoniano di Bologna dal maestro Merlo, utilizzando il noto testo di San Francesco. L'elaborazione orchestrale è del maestro Giuseppe Calcani. La voce bianca solista è della piccola Camilla Melani. Thank you.
Il prossimo momento sarà solo strumentale. La nostra orchestra ci farà ascoltare un brano classico di Leopold Mozart, 1719-1787, padre del grande Amadeus Mozart, dal titolo Musica Slai Rid, Musicalische Schildenfahr, una sorta di jingle bell dell'epoca, in cui ai suoni classici dell'orchestra di archi e fiati si aggiungono altri suoni onomatopeici come la frusta, i campanelli, i zoccoli di cavalli, eccetera, che rappresentano una sorpresa. E in questo brano ci sarà la partecipazione straordinaria del gruppo Philharmoniker Orchester Musiker. Prego. Thank you.
facile adesso dire che passeranno i nostri ragazzi tra qualche canzone con un cestino, semplicemente per chiedervi un piccolo contributo per la serata. Siamo dilettanti, ci piace cantare, anche se abbiamo tra di noi qualche asso nella manica. Speriamo di avervi dato una serata gioiosa e lieta, niente di più che un caffè, magari un caffè corretto. Grazie a tutti. Torniamo alle cose serie. Proseguiamo con i canti internazionali, con un brano tratto dalla grande tradizione musicale natalizia inglese. Si tratta della versione in italiano del tradizionale Star Carols, inglese dal titolo Il canto della stella. L'elaborazione corale e orchestrale del maestro compositore inglese John Rutter, nato a Londra nel 1945, docente di organo e direzione corale al Clare College dell'Università di Cambridge, fondatore del coro dei Cambridge Singers, con il quale ha inciso un vasto repertorio di musica sacra. Voce bianca solista, Anita Briasco.
Invito il coro giovanile a prendere posto. Quest'ultima parte del repertorio e programma prevede anche la loro partecipazione. Arriviamo da qualche parte, se non è da baby se ne incontro. Ariel Ramirez è un compositore argentino nato a Santa Fe nel 1921 e morto a Buenos Aires nel febbraio del 2010. Docente e compositore al Conservatorio Nacional di Buenos Aires. Di questo autore molto nota è la Missa Criolla, composta nel 1964, e alcune raccolte musicali, tra cui la raccolta Navidad Nuestra, sul tema della Natività di Gesù. In questa raccolta è compreso il prossimo brano, che verrà proposto dal nostro coro, dal titolo La Peregrinación, il cui racconto è basato sul viaggio di Giuseppe e Maria in attesa di Gesù per il censimento a Betlemme, con un Dios escondido, nadie sabía, con un Dio nascosto che nessuno deve sapere. Con questo brano argentino, avrete già capito, vogliamo idealmente fare anche i nostri auguri di buon compleanno a Papa Francesco, che proprio oggi compie gli 80 anni. L'elaborazione. L'elaborazione corale e orchestrale del maestro Giuseppe Calcagno. La voce solista è del tenore Federico Princi, alle chitarre Marco Bonavia, Marco Tozzi e Luigi Zappia. Buon ascolto. Thank you.
prossimo brano, Carol of the Bell, è un pezzo moderno per orchestra completa, utilizzato come colonna sonora di diverse pubblicità televisive e di film sul tema del Natale. Questa versione è stata concepita per l'organico della nostra orchestra e per coro giovanile dal maestro Giuseppe Calcagno. Se presterete attenzione, all'interno della composizione vengono proposti dei temi musicali ricorrenti a carattere natalizio. Thank you.
ancora spazio al coro giovanile. Il brano che andremo adesso ad ascoltare, dal titolo Alleluia, è stato scritto dal cantautore Leonard Cohen, nato nel 1934 e scomparso quest'anno. Ed è stato cantato e reinterpretato da numerosi artisti del panorama musicale internazionale, tanto che ne esistono più di 300 versioni conosciute. La canzone, che nella sua versione originale evoca lo stile della musica gospel, è stata utilizzata in maniera significativa anche come colonna sonora di diversi film e serie televisive. Più recente che ritorna alla mente è sicuramente il film di animazione Shrek, bisogna essere. Tanto era un orco. È spesso citata dalla critica come una delle canzoni più belle e significative di tutti i tempi. Voce solista Sofia Russo. Thank you.
Il programma termina con un tipico brano natalizio conosciuto in tutto il mondo, Joy to the World, di Georg Friedrich Händel, compositore tedesco nato nel 1685 e morto nel 1759. Eseguito nella elaborazione per coro di voci bianche, tenore solista, coro a quattro voci miste ed orchestra dei maestri Marco Frisina e Mauro Cossu. È lui, eh? Si tratta di una composizione dal carattere brillante e gioioso, in perfetta sintonia con il periodo di festa che stiamo vivendo. Tenore solista Claudio Bacotto.
programma ufficiale del concerto è dunque terminato, ma come di consueto seguiranno alcuni fuori programma, tipicamente natalizi. Colgo l'occasione per ringraziare l'amministrazione comunale, che è qui rappresentata, sindaco, vice sindaco, l'assessore, la Rosina. Che ci sostiene tutto l'anno seguendo le nostre attività, apprezzando le nostre proposte musicali, che ha contribuito proprio a regalare questo concerto di Natale alla comunità di Arenziano. E io come parroco voglio ringraziare il maestro Giuseppe Calcagno e tutto il coro. Contato le prove che hanno fatto, ma credo che quest'anno di soste non ce ne siano state niente, perché tra congressi eucaristici, albe, assidenti del tutto che giovava, insomma, bene o male, tutte le settimane, una due volte alla settimana, anche i bambini hanno sempre provato. Grazie davvero di cuore. Il primo brano fuori programma è il Jingle Bell di Pierpoint. Non esiste al mondo un motivo musicale così conosciuto quanto legato alle festività natalizie come il Jingle Bell. Siamo abituati ad ascoltarlo in tutti i modi, nelle versioni dalle più semplici alle più articolate. Il coro propone la ormai tradizionale versione brillante, quasi goliardica, elaborata dal grande musicista inglese David Wilcox. Elaborazione orchestrale del maestro Agostino Chiossone, che è presente pure lui, è lì. Vi ricordo che il 23 c'è il concerto a Sant'Erasmo di Voltri, diretto dal maestro Agostino Chiossone. A seguire poi il tipico brano natalizio Adeste Fideles, io le dico tutti, così almeno poi non parlo più, la cui melodia risale nella notte dei tempi, presentato nella elaborazione per voci bianche, coro maggiore, orchestra di David Wilcox, elaborato per coro maggiori e voci bianche dal maestro Calcagno e dal maestro Coffo. E a concludere la serata, l'immancabile Alleluia tratto dal Messia di Handel, che, lo ripeto, da tradizione, anche se hanno fatto la Brexit, ma da tradizione va ascoltato in piedi. L'ultimo, ova che ne due, normale. Scusate, prima di indossare il cappello, poi assumo una figura un po' poco seria, però no, magari poi dopo non c'è più tempo per farlo in maniera adeguata. I ringraziamenti ufficiali, tra virgolette, li ha già fatti Don Giorgio. A me preme fare ringraziamenti invece verso i miei collaboratori, verso la mia gente, verso tutto il coro che mi segue in tutte le iniziative che facciamo durante l'anno. Come diceva Don Giorgio, non abbiamo mai un momento di sosta, questo è vero, e mi scuso per questo, ma è così. Quindi ringrazio tutti quanti per la disponibilità e per il grande lavoro che abbiamo fatto assieme in tutti questi anni. Poi volevo sottolineare l'impegno anche nel formare i bambini, che è una cosa che non è da sottovalutare. Bambini così bravi necessitano di un lavoro costante, importante e professionale. Quindi ringrazio le mie collaboratrici, ringrazio Martina Bisoni, ringrazio la Elena Damonte, la Gioia Salomone, la Chiara Fenu, che è lì defilata, e il Gabriato, che ha partecipato al concerto, e la Vice, e la Rino, poi vi ricordiamo.
Poi ci sono altre figure insomma, che mi danno una mano nel contesto dell'organizzazione del coro, Marco Bonavia che mi aiuta nell'organizzazione e anche qualcos'altro, avete visto, quindi un grazie a chi... Grazie a chi si occupa di organizzare l'archivio del coro, perché troviamo un archivio che è storico, no? Che contiene tutte le parti e tutte le partiture di coro, di organo, della storia della nostra parrocchia. E Gino con l'Angela fanno questo lavoro da qualche tempo, è venuto un gran lavoro. Poi insomma ci sono anche altre persone che mi aiutano nell'esporre le varie iniziative che facciamo, insomma nel presentarle alla stampa, nel presentarle sui social network. La Paola per esempio mi dà una mano grandissima, Gianluca per la parte della stampa, quindi insomma un grazie a tutti quanti. Se mi sono dimenticato qualcuno, abbiate pazienza, il mio ringraziamento è grande. Adesso proseguiamo. Attenzione perché vi coinvolgo.
Bene, direi che abbiamo definitivamente concluso l'appuntamento, se Dio lo vorrà, è per l'anno prossimo. Tanti auguri di buon Natale a tutti.